Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, oggi è giovedì 2 marzo e sono le 9:15. Intanto buon marzo a tutti, visto che è appunto il primo video del mese che giro. E soprattutto è da un po' che non registro video, dall'ultimo che è stato quello dell'esame di diagnostica. E devo dire che in questi pochi giorni sono successe tantissime cose, quindi piano piano cercherò di aggiornarvi. Allora, che cosa succede nella mia vita? Nella mia vita succede che lunedì ho ricominciato a studiare, in particolare avevo ricominciato a studiare farmacologia nel mentre che aspettavo l'uscita dei turni dei tirocini di MP5, perché non so se a voi su YouTube l'ho detto, sicuramente su Instagram sì, ma tipo una settimana prima dell'esame di diagnostica se ne sono usciti che hanno aggiunto 2 settimane in più di tirocinio a MP5, che è il nostro insomma tirocinio del quinto anno, che per carità bello, ma no, nel senso che se ce l'avessero detto a settembre io mi sarei organizzata di conseguenza e avrei fatto farmaco prima. Ovviamente questo non è successo e quindi mi ritrovo adesso ad aver accumulato farmaco e 4 settimane di tirocinio. Quindi avevo iniziato lunedì a studiare farmaco aspettando appunto di sapere i tirocini. Ieri sono usciti e sono riuscita a dividermi 2 settimane adesso a marzo e 2 settimane che poi saranno tra aprile e maggio. Le altre 2 settimane ancora non le sappiamo, quindi per ora so soltanto queste 2. Ieri ero super impanicata perché ovviamente avevo deciso di fare farmaco ad aprile, ma sì, cioè continuiamo della nostra idea, ma ovviamente appena avevo ricominciato a studiare farmaco dopo insomma aver saputo dei tirocini mi ha preso il panico perché ovviamente era impossibile fare questo esame, visto che a conti fatti avrei avuto circa 2 settimane e mezzo libere per farla più le 2 settimane di tirocinio, contando che ovviamente in queste 4 settimane la mattina ho lezione o tirocinio e il pomeriggio ovviamente per studiare, quindi praticamente sarebbero state mezze giornate tutto il tempo, quindi era impossibile. E ieri, dopo essermi scaricata molto bene in palestra grazie agli allenamenti che faccio con Fra, sono tornata a casa e ho riorganizzato il tutto, quindi oggi comincerò a studiare una nuova materia che sarà ortopedia, che farò ad aprile appunto, così farmaco me la lascio per giugno e pediatria per luglio. Sono pochi esami, ma riuscirò nel mio intento, ci devo riuscire, quindi sono molto molto più serena e sono carica questa mattina per iniziare a studiare ortopedia, perché ovviamente ho un po' più di tempo, visto che l'esame di farmaco sarebbe stato prima di Pasqua, invece ortopedia dopo Pasqua, quindi praticamente ho 1 settimana in più. Detto questo, volevo farvi vedere questa bellissima tuta che ho comprato dopo l'esame di diagnostica, che praticamente sembra più un pigiama, ma vi giuro è bellissima. Poi questa l'ho presa L, quindi tipo super grande, è gigantesca, ma la volevo così. E poi è di questo colore super super carino, mi piace un sacco. Ovviamente in questi giorni sono stati un po' confusionari, quindi io questa mattina ho già scritto tutto quello che devo fare oggi sul calendario, perché non devo soltanto studiare ma devo fare delle cose per Instagram che non lo so, mi stanno veramente mandando fuori di testa, quindi piano piano oggi farò tutto. Vi devo anche far vedere come ho deciso di organizzare delle cose in camera, e poi ci sarà un cambiamento che oggi io e papà faremo e dopo ve lo faccio vedere. Quindi adesso devo mettermi assolutamente a studiare, anche perché sono già 5 minuti che chiacchiero e che blatero, e poi ci riaggiorniamo dopo.
Comunque mi si è rotto definitivamente il tappino della penna e niente, per ora lo devo ricomprare. Allora, abbiamo spostato tutto, quindi scrivania la mettiamo qua, adesso devo soltanto riavvicinare un attimo il letto e il comò di qua. L'unico problema è che abbiamo trovato la muffa qua dietro, quindi abbiamo passato un attimo la marecchina e lascio un attimo la finestra aperta e la scrivania spostata dal muro, così almeno finisco insomma di farla asciugare. E niente. Devo dire che così è molto molto meglio, almeno anche un diciamo comodino più basso rispetto al comò che ovviamente era altissimo, quindi facevo abbastanza fatica a prendere le cose. Dopo vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci con il risultato finale. Devo dire che ci sta, anche perché in realtà quella mensola è stata pensata per avere sotto la scrivania, quindi sono molto molto contenta. A parte le scarpe, ho sistemato un po' anche la libreria, ovviamente è sempre in corso d'opera. In realtà ciò che volevo fare era levare tutte le cornici e lasciare soltanto le foto attaccate qui e lì. Vediamo se magari cambiare qualcosa di qua, però ecco, volevo levare le cornici perché comunque occupano veramente tanto spazio e come vedete, cioè, se levo le cornici libero quasi dei piani interi. Mi sono fatta una tazza di tè, guardate che carina questa tazza che mi avevano fatto i nonni quando ero ossessionata dai chihuahua. Dietro c'è il mio nome, aspettate, per Natale. Comunque ho finito di registrare un contenuto per Instagram, l'ho pubblicato e adesso devo assolutamente mettermi a studiare perché sono le 5, direi che è arrivata l'ora. Ho fatto anche un ordine su Amazon di cose, attrezzatura diciamo per la macchinetta fotografica, e ho anche ordinato i tappini, come vi dicevo, della Apple Pencil. In particolare ho ordinato questo affarino qui che praticamente mi serve per attaccarlo al cavalletto, perché ogni volta devo staccarlo dal supporto per il telefono e metterlo sotto la macchinetta, ma è veramente super scomodo, quindi ho preferito prenderne direttamente un altro. Poi ho ordinato una piattaforma diciamo per poter mettere la macchinetta fotografica in verticale, sempre sul cavalletto. In questo modo posso registrare dei contenuti anche con la macchinetta in verticale per Instagram o per TikTok. E poi ho appunto ordinato queste punte per l'Apple Pencil perché ho veramente paura che se mi dovesse cadere si possa rompere l'attacco per la ricarica. In questo modo avrei praticamente buttato 100 euro di Apple Pencil. E niente, adesso mi metto a fare un'altra sbobina perché così almeno mi porto un po' avanti. Devo anche capire come fare gli schemi di questa materia, quindi vediamo un attimo che cosa uscirà fuori. Allora, sono le 8 meno 10 minuti, io sono ancora seduta alla scrivania e allora sono relativamente stanca, però non lo so, sarà la posizione nuova, ma non mi sembra di essere così affaticata. Comunque ho più o meno finito di studiare, nel senso che ho fatto gli schemi delle due sbobine che ho letto oggi, mi manca soltanto l'ultimo pezzettino, l'ultima pagina e mezza dell'ultima sbobina, ma sono cotta e quindi preferisco continuare domani, visto che comunque oggi era un attimo un giorno di transizione da farmaco a ortopedia, quindi magari domani so già che cosa devo studiare e
Inizierò prima e con un pochino di carica in più. Volevo farvi vedere un attimo gli schemi che ho realizzato e poi vi saluto perché ho la batteria della macchinetta scarica e così magari oggi mi metto a editare questo video. Allora, qui ho lasciato vuoto perché non so cosa devo metterci, sinceramente. Le sbobine sono molto confusionarie, quindi aspetto che la mia amica mi presti la dispensa. E qui ho cominciato a fare i miei schemi lineari. Sono molto fiera di come stanno venendo. Ovviamente li modificherò mettendo le parole in grassetto, mettendo i colori, insomma, farò una sorta di ematologia. E niente, questa è la fine. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete già fatto e se non volete perdervi altri video, attivate la campanellina. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!